Serena e ti ascolteremo per tutta l'ora, ma secondo me chi dovrà venire per il panel successivo non ce lo perdonerebbe, per cui grazie anche per averla illuminato tante cose in un tempo davvero breve. E, tu hai parlato moltissimo della ripresa delle relazioni in realtà, perché le città sono nate come luogo della relazione, viceversa in questo momento sono diventate un luogo dove le relazioni si sono impoverite proprio perché sono state trasformate in una maniera che evidentemente non ci piace. Ma noi qua non siamo assolutamente rassegnati, tant'è vero che facciamo un'iniziativa come questa che si intitola Che genera il mondo, sguardi differenti, sfida del capitalismo, quindi noi le sfide più difficili sono e più le accogliamo, e ti ringrazio molto anche proprio per questo aspetto sulla socialità. L'ARCI è un'associazione ricreativa e culturale che basa le sue pratiche sulla socialità, e quindi è molto importante questo taglio. E, d'altronde, prima di passare la parola a Luca Stanzione, vi volevo leggere un pezzo brevissimo che è tratto dalla Città femminista, la lotta per lo spazio in un mondo disegnato da uomini, che è un libro ormai famoso di Leslie Kern, che è uscito qui in Italia nel 2021, ma che era uscito in Canada nel 2019, quindi prima della pandemia. E in un certo punto Leslie Kern dice: pietra, mattoni, vetro e cemento non hanno il potere di agire, vero? Non stanno cercando consapevolmente di sostenere il patriarcato, giusto? No, ma la loro forma aiuta a definire la gamma di possibilità per individui e gruppi. I luoghi fisici, come le città, contano quando vogliamo pensare al cambiamento sociale. Ecco, noi siamo qui perché vogliamo pensare a un cambiamento sociale, e quindi i luoghi contano, e non ci vogliamo fermare soltanto al mondo del fuori. Serena prima parlava di questa separazione tra diciamo la strada, che è sempre stata considerata tipicamente maschile, e le case, che sono invece state considerate il luogo delle donne. E questa separazione praticamente si basa sulla stessa idea che separa il lavoro riproduttivo dal lavoro di cura, e non a caso, come sono state pensate dagli uomini le città che noi vogliamo trasformare e modificare, sono state paradossalmente pensate dagli uomini anche le case. Anche le case sono state pensate come luoghi dove gli uomini che svolgevano il loro lavoro riproduttivo ritornavano a riposare e ritornavano a ricevere le cure delle donne. Beh, il mondo è cambiato tanto, ormai non si parla più nemmeno di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Noi vogliamo che ci sia una condivisione dei lavori, anche dei lavori di cura, e vogliamo trasformare anche l'interno delle case, perché evidentemente anche quello non tanto ci piace. Soprattutto vogliamo trasformare l'interno di quelle case che si trovano in periferia e di cui abbiamo parlato prima. E però non è che non ci dobbiamo occupare anche di quella che è l'emergenza abitativa, che, come abbiamo visto, incide soprattutto su alcuni gruppi di persone, molto di più le donne sole, molto di più le donne precarie, molto di più le persone che provengono, che hanno di origine straniera, che magari più vivono addirittura senza casa, e magari addirittura anche a Milano vivono ancora per strada. E questo è un altro grave problema, perché Milano è una delle città, io lo dico tranquillamente, più ricche d'Europa, quindi più ricca del mondo, e la Lombardia però è uno
la regione italiana in cui i senza tetto vogliono di più. Quindi qualcosa che non va c'è e noi la vogliamo evidentemente cambiare. E passo subito la parola a Luca Stanzione, che è il segretario della Camera del Lavoro e che ci parlerà anche di altre trasformazioni necessarie e urgenti.